Il Krav Maga è il miglior sistema di difesa personale al mondo, il miglior sistema di combattimento al mondo? Risposta breve, no. Risposta lunga e un po' più articolata. Il Krav Maga ha una sua filosofia di lavoro e di pensiero, ed è una filosofia che ben si adatta alla difesa personale. In verità è un modo di pensare molto pragmatico, che di sicuro non è stato inventato con il Krav Maga, ma che si sposa esattamente con la sua nascita, la sua evoluzione, e ne mantiene le caratteristiche a prescindere, chiaramente parliamo di sistemi dotati di senso, a prescindere da come poi le scelte tecniche sono state, diciamo, veicolate ed evolute. Pensare che il Krav Maga è l'unico sistema di difesa personale equivale a dire che prima, della sua nascita nessuno sapeva come difendersi o non esistevano sistemi analoghi. E pensare che non ce ne possano essere in seguito di migliori è lo stesso una fesseria, se non altro perché i tempi si evolvono, i costumi si evolvono, le problematiche si evolvono e di conseguenza alle volte i metodi utilizzati anche per una migliore conoscenza del corpo umano e di come funziona la mente umana, quindi anche solo semplicemente di come ci si può allenare. E ovviamente devono stare al passo con quelle che sono le nuove informazioni. Quindi, perché uno dovrebbe fare Krav Maga? Beh, intanto perché uno dovrebbe fare qualsiasi cosa? Fare un sistema di combattimento o di difesa personale o uno sport da combattimento pensando che questo ti immunizzi da tutto è chiaramente una grossa ingenuità. Pensare invece a quello che si pratica come qualcosa che ti può dare dei grossi benefici, non solo nel malaugurato caso che uno subisca un'aggressione, e nel qual caso chiaramente il sistema deve avere una sua logica, deve essere qualcosa che protegga la persona dal punto di vista fisico, mentale, etico e legale, ma deve essere anche qualcosa che dà un valore aggiunto e una possibilità di sviluppo, di evoluzione, di miglioramento in ogni singolo giorno della propria vita. Ovvero sia, fare palestra per esempio, ecco, fare palestra per avere la soddisfazione che così d'estate potremo sfoggiare dei bei muscoli ha, dal mio punto di vista, molta meno valenza che fare palestra pensando di avere un corpo sano, un corpo che è prestante, capace di sostenere e risponde quando è necessario. Lo stesso per il Krav Maga, fare Krav Maga semplicemente pensando che così, se qualcuno ti aggredisce, tu sai menare le mani. Ha molto meno valore che pensare di fare Krav Maga perché non solo tu hai un sistema che è in grado di proteggere te stesso e i tuoi cari, e quindi sei in grado di poter essere più sicuro e aumentare il livello di sicurezza dei tuoi cari, ma anche perché migliora il tuo modo di affrontare la vita, i problemi e ti rende una persona più in salute e meglio inserita nella società tutti i giorni della tua vita.